Il treno Mugen! Oh, dopo un breve periodo di vacanza, quasi 2 mesi, faceva caldo, non c'avevo voglia di fancazzo. Partiamo con la seconda stagione di Demon Slayer, cioè con il film Il treno Mugen. E si inizia con il capofamiglia, che sta ricordando tutti i suoi figli morti. Un trombatore della Madonna. No! Tutti gli spadaccini e mazzademoni che in centinaia d'anni sono caduti in battaglia. E sono un botto. Manco la seconda guerra mondiale ha fatto così tante vittime. Ma nonostante ciò, per quanto vengano colpite le persone, continueranno a rialzarsi e a combattere. Tranne quelli presenti in questo luogo. Si passa poi a Tanjiro, Inosuke e Zenitsu che stanno su un treno. E Inosuke sta a fare un bordello pazzesco. Ma poi la gente lì seduta che deve pensare? Un attentato terroristico. Si vedono arrivare un tizio con una maschera da cinghiale addosso. Staranno cagati sotto. I tre trovano sul treno Rengoku, il pilastro delle fiamme, che sta mangiando e ad ogni boccone urla buono. Buono, 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 buono. Ma c'ha la Tourette questo. Poi sempre con un tono di voce esageratamente alto. Perché? È sordo. Ferma, ferma, ferma. Questo è l'inizio del film. Invece il primo episodio della seconda stagione ci mostra cosa ha fatto Rengoku prima di salire sul treno. Eppure qua sta a mangiare. Dovrà bruciare un botto di calorie. E si mette a parlare con un altro della squadra mazzademoni, quest'ultimo che elogia le sue gesta. Pilastro delle fiamme, il suo operato di ieri è stato eccellente. Non è che ricevi una promozione se lecchi il culo, pezzo di merda. Dopodiché il proprietario del ristorante si mette a parlare di uno squartatore che uccide solo ragazze sui tacchi a spillo nella Londra dell'Ottocento. Forse mi sto a confondere con qualcun altro. Ed è per questo che le persone non escono più di notte. Lui sta fallendo. Infatti il locale è completamente vuoto, manco col Covid. Inoltre un treno è scomparso con una quarantina di persone a bordo. Ma quest'altro mazzademoni sa dove si trova quel treno, quindi si avviano. Ma decidono prima di andare alla stazione dove c'è stata una vittima fatta dallo squartatore. Una volta sul posto chiedono a queste due che vendono cibo se hanno visto un demone. Così, come se fosse qualcosa di normale. La luna è bella stanotte, vero? Ma poi in che modo ti presenti a qualcuno? Se fossi stato nella bambina sarei scappato urlando: è lui lo squartatore! Arrestatelo! Invece la bambina gli lancia solo il cibo in faccia. E questo se lo mangia. Vabbè, sei una cazzo di botte senza fondo. La nonnetta riesce a tranquillizzare la bambina. E visto che anche il locale di ste due sta per fallire, Rengoku si compra tutto il cibo che hanno. Anpan, bento, qualsiasi cosa. Ma quanto cazzo mangi? In realtà li ha comprati sia per levarsi dal cazzo questo, infatti la maggior parte glieli dà lui e gli dice che da qui in poi proseguirà da solo, sia per spacciarsi come venditore di bento per non farsi rompere i coglioni dal controllore, in quanto è l'unico sul treno. Ma l'ha fatto il biglietto. Vuole un po' di manzo? E Rengoku ha preso questo treno per andare al deposito dove si trova anche il treno Mugen. Ma il controllore gli dice che non si trova più lì. E dove sta? È stato spostato in una struttura speciale per la manutenzione, ovvero quella. Allora Rengoku decide di scendere dal treno in corsa e arriva in quel luogo, dove trova il treno e questo tizio, che gli chiede: cosa cazzo ci faccia lì? Vendo manzo, 3x2, offerte incredibili, affrettatevi! E tutti quanti si mettono a mangiare. Ma compare un demone! Vuoi del manzo? Con lui non funziona. Ed è lui lo squartatore, che si mette a correre con una velocità incredibile nonostante abbia un ostaggio con sé. Battery gli fa una sega a questo. Il demone sta per uccidere l'ostaggio, ma Rengoku gli taglia le braccia. Poi, notando la scatola di bento lì a terra, il demone decide di andare alla stazione ad uccidere la nonnetta e la bambina. Quindi Rengoku si mette a correre anche lui velocissimamente, utilizzando la respirazione della concentrazione assoluta. Sta per piglia fuoco, ma il demone raggiunge per primo le due. E la vecchietta si mette a lanciare il bento, un'arma letale. Il demone sta quasi per uccidere la bambina, ma arriva Rengoku e la salva e lo ferisce. Infatti sta lì zoppicante. Dopodiché, con il primo kata della respirazione della fiamma, incandescenza, gli taglia la testa. E alla nonnetta, vedendolo, gli vengono in mente i ricordi nostalgici del Doom. No! Il ricordo di un altro ammazzademone identico a Rengoku, ovvero suo padre. E per ringraziarlo gli regala una quantità enorme di bento. Ma Rengoku decide di comprarlo, visto che questi stanno a fallì. Lui è generoso e sempre dalla parte dei più deboli. Quindi dopo questa avventura si ritorna al treno. Volete del manzo? E Rengoku li invita tutti a sedersi accanto a lui. Inosuke invece vuole spaccare un finestrino. E Zenitsu cerca di fermarlo in ogni modo possibile. Dopodiché Tanjiro chiede a Rengoku se conosce la danza sacra del dio del fuoco che utilizzava suo padre e che ha utilizzato contro bimbo viziato. Ma Rengoku non ne sa un cazzo manco lui, ma gli chiede se vuole diventare il suo erede, chiamandolo però Misoguchi. Impossibile ricordarsi il nome di Tanjiro, sia per lui che per Inosuke. E Tanjiro rifiuta. Decreto, sembra uno psicopatico questo. Guarda che sguardo che c'ha. Intanto Inosuke, una volta che ha capito che il finestrino si poteva aprire e non c'era bisogno di spaccarlo, vuole uscire per stabilire chi è più veloce, lui o il treno. Ah, fermo, c'è un limite anche all'idiozia. È pericoloso. È mai possibile che Zenitsu sia diventato quello responsabile dei tre? Ma una volta che Rengoku dice che può spuntare un demone da un momento all'altro, si lamenta. Quindi non stiamo andando dove si trovano i demoni, ma sono proprio qui.
qui! Il primo è anche l'unico lamento del film. È incredibile sta cosa, non si lamenta più dopo. Ma le persone sul treno lo vorranno cacciare a calci nel culo per quanto bordello sta a fa'. E invece stanno tutti a dormire. Un po' strano. Arriva il controllore che chiede i biglietti. Ed è un cazzo di zombie. Se ne va via la luce compare un demone. Che c'ha due facce. Allora Rengoku va con il primo katà. Incandescenza! E gli taglia la testa. Mentre il resto del corpo esplode. Ma sente la presenza di un altro demone. Quindi si dirigono in un'altra carrozza e li incontrano. E questo ha braccia e gambe bislunghe. Vai a giocare a basket. E questa volta è Inosuke che l'attacca. Ma sta per venire stritolato. Allora Rengoku salva sia lui che un passeggero. Vabbè, ma sta a fa' tutto questo. E poi con il secondo katà della respirazione delle fiamme. Fiamma ascendente! Taglia la testa anche a quest'altro. È infermabile. Tant'è che Tanjiro ci ripensa e vuole diventare suo allievo. Anche Inosuke e Zenitsu. Con questa scena ridicola che fluttuano tutti intorno a lui. Mi prenderò cura di tutti voi, giovanotti. Ok, Rengoku. Dopo aver sconfitto questi due demoni, si mettono a dormire. Mentre il controllore di prima entra in una carrozza dicendo a qualcuno che ha eseguito gli ordini. È stato lui a farli addormentare. Perché vuole incontrare sua moglie e sua figlia. Anche se sono morte. E il demone, o meglio la mano del demone, lo fa addormentare in modo che possa rincontrare la famiglia nei sogni. In realtà il demone, che è la prima luna calante che abbiamo visto alla fine della prima stagione, che si chiama Enmu, si diverte ad ammazzare gente facendoli sognare, per poi distruggere il loro nucleo spirituale. Ci sono anche questi bambini che vogliono dormire, ma sono tutti dei tossicodipendenti, drogati di merda. Il demone si diverte prima a farli dormire e poi a risvegliarli in modo che questi faranno qualsiasi cosa per tornare a sognare. La cocaina dà meno dipendenza, quindi il demone li addormenterà solo se si legheranno con delle corde agli ammazzademoni. Così fanno e vediamo cosa sta sognando Tanjiro. Si trova immerso nella neve. È familiare questo posto. E incontra tutta la sua famiglia. Oh, guarda lì quanto sono felice. E Tanjiro non ha il minimo sospetto che si trovi all'interno di un sogno. Invece Zenitsu sta sognando di scoparsi Nezuko. Uno sta a sognare la sua famiglia morta e tu invece stai a sognare una fregna. Ma quanto cazzo sei superficiale! Invece Inosuke sta sognando di essere il capo dei minatori. Dove i suoi sottoposti sono Nezuko Coniglio, Tanjiro Procione e Zenitsu Castoro. Ma che cazzo sto a guardare? E vanno a combattere il signore di queste terre. Pompon. Che è un treno che sta respirando a fatica. C'ha un enfisema polmonare. Completamente pazzo Inosuke. Invece Rengoku sta accanto al padre. Shinjuro Rengoku, ex pilastro della fiamma, prima di Rengoku, figlio. E lo informa che è diventato lui il nuovo pilastro delle fiamme. E questo sarà sicuramente fiero di suo figlio. Ridicolo. Non gliene fotte un cazzo proprio. Sta lì a terra a grattarsi le palle. Ma poi tutti stanno a sognare roba bella. Tu sogni tuo padre che ti manda a fanculo. Dopodiché incontra il fratello, che anche lui vuole diventare un pilastro. E si mettono a parlare del padre. E per la prima volta vediamo Rengoku triste, senza quel sorriso del cazzo sul volto. Il padre prima non era un alcolista figlio di troia, ma una persona normale, che aveva cresciuto i suoi figli con tanto entusiasmo. Ma Debotto ha deciso di abbandonare il suo ruolo da pilastro della fiamma. E da lì è caduto completamente in depressione. Quindi Rengoku è preoccupato per il fratello, visto che si trova con un padre che passa tutto il giorno a poltrire lì per terra, non fa un cazzo. E una madre morta che non ha mai conosciuto. Ma può far sempre affidamento sul suo fratello. E si abbracciano. Intanto i bambini che si sono legati a loro entrano anch'essi nei sogni che stanno facendo gli ammazzademoni. E il loro scopo è quello di andare in maniera stealth all'estremità del sogno. In quanto i sogni creati dal demone hanno una forma circolare, dove chi sogna sta al centro. Mentre al di là dei confini c'è il territorio del subconscio, dove si trova il nucleo dello spirito. E il compito dei bambini è quello di distruggerlo per poi far diventare chi sogna un vegetale. Quindi la bambina che si trova nel sogno di Rengoku arriva al confine con un cacciavite, cos'è, lo squarcia, arrivando così nel territorio del subconscio, dove è pieno di fiamme. Giusto, pilastro della fiamma. Ma questo sta anche a significare che dentro di sé è all'inferno, nonostante fuori non sembri. Parla solo con tranquillità di ammazzare bambini, nulla di che. E quando lo sta per rompere, Rengoku si muove nella realtà e la strangola. Ma sta ancora dormendo, è una sorta di istinto di sopravvivenza. Intanto Tanjiro si sta godendo la sua famiglia come se nulla fosse. Ma qualche dubbio gli viene quando sta tagliando la legna e una volta messa nel cesto dietro le sue spalle dice: andiamo Nezuko. Un piccolo lapsus, che cazzo sto a dì. E dice anche cose senza senso per lui in quel momento. Fino a quando se stesso riflesso nell'acqua gli dice che è un cazzo di sogno. Ma Tanjiro non riesce a svegliarsi. Si trova sempre con la sua famiglia. Invece nel presente Nezuko esce dalla scatola. Ma che cazzo sta succedendo? E prova a svegliare Tanjiro ma non ci riesce. Gli dà anche una testata, dove si squarcia la fronte e questo non si sveglia. Poi incazzatissima gli dà un'altra testata ed esce del fumo di qualcosa. Cos'è, un'abilità vampirica? E Tanjiro nel sogno piglia fuoco e sente anche l'odore del sangue di Nezuko. Allora decide di abbandonare la famiglia per trovare e uccidere il demone. Ma incontra Nezuko e qui gli arriva una botta di emotività. Ma quasi quasi rimango qui a farmi cazzi mia. No. Tanjiro sofferente accetta il fatto che ormai sono tutti morti e va avanti. Ma rimarranno per sempre nel suo cuore. E mentre questo sta a correre, un altro bambino drogato de merda entra nel subconscio
subconscio di Tanjiro, dove a differenza di quello di Rengoku è tutto tranquillo, a dimostrazione della gentilezza del suo spirito. Invece il subconscio di Inosuke è una cazzo di caverna, infatti la bambina non ci sta capi niente, e alle sue spalle appare Inosuke, che se la vuole magnà, una bestia. E a differenza di Rengoku e Tanjiro è l'unico che si trova all'interno del suo subconscio, è tutto un bordello lì dentro. Poi si passa al subconscio di Zenitsu, che è vuoto, come la sua testa. Sto bambino non vede un cazzo, sta andando a caso per trovare il nucleo, e all'improvviso appare Zenitsu con delle cesoie, ed è uno psicopatico. Dice che solo le persone di sesso femminile possono entrare lì dentro. Probabilmente gli vuole tagliare il cazzo con le cesoie, almeno così diventa più simile ad una donna. Intanto Tanjiro riceve una visita dal padre, che gli dice di cacciare la spada e ciò che deve tagliare è già qui, e poi se ne va. Ma sei un deficiente, a sto punto digli tutto quello che deve fare per svegliarsi. Infatti Tanjiro capisce che quello che deve tagliare è il suo collo. Ma che cazzo fai? Così muori! E invece no, si sveglia. E Rengoku sta ancora strangolando la bambina da tre quarti d'ora. Sarà morta sta poveretta. Una volta sveglio si mette ad annusare sia la corda che il biglietto, dove si sente un lieve odore di demone e capisce che si sono addormentati quando il controllore gliel'ha timbrati. E dice a Nezuko di tagliare le corde che legano i bambini a tutti gli altri. Prova anche a svegliarli, ma è tutto inutile. Anche loro si devono uccidere nel sogno. Invece i bambini si svegliano e attaccano Tanjiro, ma questo li fa svenire tutti. Inoltre veniamo a conoscenza che il ragazzo che era legato a Tanjiro c'ha la tubercolosi, e per questo voleva rifugiarsi in quei sogni felici per fuggire alla triste sorte che gli è capitata. E tutto questo è una grossa metafora per dirvi di non drogarvi. Non si può fuggire dalla vita rifugiandosi in una sostanza che ti immerge in un mondo colorato, dove siete felici, dove non esiste alcun problema, senza rotture di coglioni e senza incontrare teste di cazzo. Un mondo idilliaco. Ah raga, drogatevi! Ma una volta che il ragazzo è stato nel subconscio di Tanjiro ha cambiato idea, in quanto è rimasto colpito dal calore di quel luogo e dalla tranquillità che emanava, nonostante Tanjiro non abbia avuto una vita felice. E lì ha incontrato anche la personificazione dell'animo di Tanjiro, questi omini di luce che lo hanno portato al nucleo del suo spirito. Ma che cazzo fate, degli imbecilli? E se lo pugnala? Ma quelle figure di luce sono riuscite a fargli cambiare idea, che alla fine è Tanjiro stesso. Dopodiché Tanjiro attraverso il suo fiuto sale sul treno e trova il demone, quest'ultimo che è sorpreso di vederlo lì, e gli dice che la prossima volta gli farà fare un incubo per vedere il suo volto distrutto. Poi parte a spiegare che è riuscito ad addormentare tutti mettendo il suo sangue sul biglietto del treno, e così si è attivata la sua abilità. Inoltre nota che Tanjiro porta gli orecchini a Nafuda, e quindi è colui che Muzan gli ha incaricato di uccidere. Che botta de culo! Inizia lo scontro, dove Tanjiro va con il decimo kata. Tutto scorre! E il demone usa la sua abilità che lo fa addormentare, ma questa non funziona. Ci prova 3 o 4 volte, ma non gli fa un cazzo. Tanjiro continua a combattere come se nulla fosse, e in realtà l'abilità del demone funziona, ma ogni volta che l'attiva, Tanjiro nel sonno si suicida subito e si sveglia, senza un minimo di paura. E il demone le prova tutte. Gli fa sognare la sua famiglia insanguinata, che gli dà la colpa per non averli salvati, e lo mandano tutti a fanculo. Ma Tanjiro non ci casca, e più incazzato di prima taglia la testa del demone. Un po' troppo facile. Infatti dalla testa del demone esce della merda e diventa un vermone gigante, e si mette a spiegare il perché non è morto. Perché si è fuso con il treno e quindi esso è diventato il suo corpo. Ma perché lo devi dire? Sei un imbecille! Poi grazie al cazzo che ti uccide, idiota! Dopodiché il demone se ne va, va a riempire di merda l'intero treno. Intanto Inosuke si sveglia e viene informato da Tanjiro di quello che sta succedendo, e si mette a tagliare ste viscere, che cazzo so. Lo stesso si mettono a fa pure Tanjiro e Nezuko, ma sti cosi continuano a ricrescere. Intrappolano Nezuko, che però viene salvata da Zenitsu, e poi si mette a dormire. Si sveglia anche Rengoku, che tra una fiammata e l'altra raggiunge Tanjiro, e nel mentre ha ferito il demone in dei punti strategici, così ci metterà un po' di tempo per rigenerarsi. Quindi studiano un piano, ovvero visto che il treno è composto da 8 vagoni, lui proteggerà gli ultimi 5, Zenitsu e Nezuko gli altri 3 rimanenti, mentre Tanjiro e Inosuke devono cercare il punto debole del demone. E Inosuke attraverso il suo fiuto lo trova, è nella motrice del carbone. Una volta arrivato lì dove c'è anche il controllore, dall'ammasso di merda escono delle mani, ma Tanjiro le taglia, e la testa del demone sta proprio sotto di loro. Inosuke prova a distruggerla, ma ha colpito l'osso del collo. Dopodiché il demone si rigenera e chiude lo squarcio. Allora i due decidono di fare un attacco combinato, dove uno taglia la carne e l'altro taglia l'osso. Ma dall'ammasso di merda violacea escono degli occhi che addormentano sia Tanjiro che Inosuke. Tanjiro riesce sempre a svegliarsi, ma ogni volta che si sveglia si riaddormenta subito, perché ha gli occhi aperti e incrocia uno degli occhi del demone che lo fa riaddormentare. Quindi si deve svegliare con gli occhi chiusi, ma non ci riesce. Si suicida, si risveglia, si suicida, si risveglia, si suicida e si risveglia. E dopo 10.000 suicidi non si rende conto che è uscito dal sogno e sta per uccidersi davvero. Impossibile capire se sei sveglio o no. E per fortuna arriva Inosuke che gli salva il culo. Infatti su Inosuke l'abilità del demone non ha effetto, in quanto indossa una maschera e di conseguenza non sa dove è diretto il suo sguardo. Ma arriva il controllore che lo attacca alle spalle con un cacciavite. Ah, pezzo de merda! Ma Tanjiro lo ferma, però viene ferito. Dopodiché Inosuke riesce a tagliare tutta la merda che copre l'osso del collo del demone, e Tanjiro attraverso la danza sacra del dio del fuoco, cielo azzurro, taglia la testa del demone. E succede
diventate un bordello. Il treno viene rivestito da ancora più merda e deraglia, sbalzando via Tanjiro, che sta lì morente. L'unica cosa che pensa è se il controllore si è salvato. Ma ti ha dato una cazzo di coltellata, fallo morire quel pezzo di merda. E invece no, supplica Inosuke di salvarlo. Intanto il demone, quello che ne è rimasto, sta morendo e si sta lamenta peggio di Zenitsu. Non ho usato tutta la mia forza, è stato lui, è tutta colpa sua. E anche quell'altro demone alleato con gli ammazzademoni. Merda, merda, è colpa sua. Basta, hai perso, levati dai coglioni. È una lagna pazzesca. E dopo 5 minuti di rotture di cazzo si decide a morire. Dopodiché Rengoku raggiunge Tanjiro e lo aiuta a fermare l'emorragia attraverso la respirazione. Ma all'improvviso arriva qualcun altro. Akaza, Akaza, non so come si pronunci. La terza luna crescente, che senza dire una parola cerca subito di colpire Tanjiro, ma viene fermato da Rengoku. Allora Akaza, capendo che questo è un pazzo psicopatico folle, lo vuole come demone. Sarebbe fortissimo, diventerebbe anche immortale. Ma Rengoku non vuole manco per il cazzo. Diventare vecchi e poi morire fa parte della bellezza dell'essere umano. Se voglio vedere a te a 80 anni con due femori rotti e non ce la fai manco a rimanere in piedi. Akaza non la prende bene, vuole ammazzare Rengoku. Lo scontro inizia e vanno talmente veloci che Tanjiro non ci sta a capire un cazzo. Akaza sta combattendo a mani nude utilizzando le arti marziali contro una spada che non gli fa nulla. E anche se viene tagliato in un millisecondo, si fa ricrescere le parti del corpo. È imbattibile. Inoltre la sua abilità è quella di creare delle onde d'urto attraverso i suoi pugni, dal quale Rengoku riesce a proteggersi con delle fiammate pazzesche. Poi parte all'attacco e stanno a combattere come due scannati questi, mentre Inosuke e Tanjiro si stanno a godere lo scontro. Fate qualcosa! No, se partecipano muoiono stecchiti in un secondo. Rengoku, dopo aver ricevuto un pugno di striscio sulla faccia che l'ha ferito, gli taglia le braccia, ma questo se le fa ricrescere senza alcun problema e inizia a prenderlo a pugni, rompendogli prima una costola e poi la faccia. Rengoku non molla un cazzo e prova ad attaccarlo con diversi katà. Crea pure una tigre fiammuta, ma nulla, questo non lo butti mai giù. E qui Rengoku si rende conto che è fottuto. È rimasto con solo un occhio e c'ha tutte le ossa rotte che stanno a cadere in frantumi. Ma nonostante ciò, non molla. E con il nono katà della respirazione della fiamma, purgatorio! Gli squarcia prima un braccio in due e poi tutto il resto del corpo, creando un turbine di fiamme. E che roba è? Ma Akaza lo ha trapassato con un braccio. È tutto inutile, non ci sono speranze. Ma non vuole che Rengoku muoia, si è messo in testa che deve diventare per forza un demone, così possono combattere insieme per l'eternità. Piccolo flashback di Rengoku bambino che sta a parlare con la madre, che è una milfone incredibile. Quest'ultima che gli dice di proteggere sempre le persone più deboli. E poi schiatta. Allora Rengoku, nonostante abbia un cazzo di braccio che gli ha trapassato il corpo, riesce con la katana ad infilzare il collo. E stanno così per 3 o 4 minuti. Un collo indistruttibile. Inoltre Akaza si accorge che sta sorgendo il sole, ma non riesce a liberare il braccio dal corpo di Rengoku. E ad una certa si decidono a fare qualcosa pure Tanjiro e Inosuke. Ma appena Inosuke si avvicina, Akaza riesce a strapparsi le braccia e con la lama conficcata nel collo se ne scappa. Via, lontano, il più veloce possibile, visto che sta arrivando l'alba. Ma Tanjiro non ci sta e gli lancia la katana appresso. Ma è tutto inutile, riesce a scappare. E invece Rengoku sta morendo. Ha fatto il suo. Prima di schiattare dice a Tanjiro di recarsi a casa sua, dove ha un libro nel quale sono riportate le memorie dei pilastri della fiamma del passato. E lì c'è sicuramente qualcosa riguardante la danza sacra del dio del fuoco. Oltre a questo gli chiede anche un paio di favori. Deve dire al fratello Senjuro di seguire la strada che reputa più giusta. E deve dire al padre di prestare attenzione alla salute. Probabilmente non gliene fregherà un cazzo. Inoltre accetta Nezuko come membro della squadra ammazzademoni, in quanto l'ha vista combattere nel treno dalla parte delle persone. E infine discorso strappalacrime, nel quale dice a Tanjiro che se mai dovesse cedere alla debolezza o alla paura, deve dare fuoco al suo animo e andare avanti più cazzuto di prima. E che non deve preoccuparsi se lui morirà, in quanto il ruolo di un pilastro è quello di proteggere i compagni più giovani. E come conclusione di questo discorso dice a Tanjiro, Inosuke e Zenitsu che crede in loro diventeranno i nuovi pilastri. Dopodiché vede la madre, al quale chiede se ha assolto al suo dovere di proteggere i più deboli. Lei risponde di sì e Rengoku muore con un bel sorriso sul volto. Questa volta un sorriso genuino e non da pazzo in culo. Dopo la sua morte parte un piagnisteo generale dove Tanjiro si dà la colpa per essere una merdina e che non raggiungerà mai la forza di Rengoku. Ma Inosuke lo interrompe dicendo che piangere non servirà a niente, in quanto Rengoku ha riposto fiducia in loro e l'unica cosa che possono fare è vivere ed essere all'altezza delle sue aspettative. E tutto questo lo dice piangendo. Zenitsu glielo fa notare e questo gli dà una testata potentissima. Poi si mette a dare dei pugni in testa a Tanjiro, totalmente disperato, e continuano a piangere, ancora a piangere. E che palle! Ripigliatevi! E un corvo va ad informare tutti i pilastri della morte di Rengoku. E sono tutti tristi, anche il capofamiglia, che è fiero di Rengoku. E presto lo raggiungerà anche lui. Ultimo pianto di Tanjiro e fine del film!